Ragazzi, buongiorno, buon venerdì a tutti. Noi siamo qua da Portobello, che compriamo qualcosa per la casa, così anch'io magari imparo a cucinare, a usare qualche elettrodomestico. Così forse anche Andrea cucinerà. Amore, la friggitrice ad aria la uso proprio come, non so, come le per mie tasche. Tutto. Quindi facciamo un giretto e vi facciamo vedere qualcosina. Eccoci. Buongiorno, noi siamo da Portobello perché oggi faremo un po' di compere per la casa. Riuscirò a fare cucinare anche Andrea, che già sta dando un'occhiata ai primi strumentini, e farò anche qualche regalo di Natale perché qua c'è veramente tutto. Allora, Andrea intanto a capire come funziona la friggitrice ad aria. Ce la farà anche lui a cucinare. La temperatura. La temperatura e dentro ci sono. E l'opzione forno. Io devo riprendere questa scena perché è veramente assurda. Mi fa come funziona questo microonde? No, aspetta, perché se devi prendere il microonde questo digitale, solo detto quello digitale che capisco meglio, cioè sembra il tempo ci climatico. Sono dei simboli, quindi lui dice che quando piove, quando nevica mette qui, quando piovicchia mette qui, quando piove forte mette qui. L'estate. Capito? Quindi proprio in base al clima che c'è fuori lui decide come mettere, esatto, il microonde. Io ho preso questa bellissima impastatrice dell'Ariete vintage, ho preso tutto il set anche con il tostapane, perché a parte che è in promo dal 2 dicembre al 31, e poi perché voglio provare a fare l'impasto dei pitoni con questa, perché ogni volta è una faticaccia e sicuramente questa mi aiuterà a faticare meno. Poi vi faccio vedere. Dopo la friggitrice ad aria mi butto sul microonde. Quello che ho a casa è un po' vecchio, quindi va cambiato. Opto per questo nero. Però ce ne sono tantissimi belli. Amore, allora, voglio fare casa minimal. Devo dire che sempre colori allegri scegli, amore. Ma va di moda adesso, è bianco e nero, minimal, va molto di moda. Certo che siamo gli opposti. Anche il cestino. Tutto, siamo gli opposti. Tu rosa. Tutto rosa, questo rosa. Rosa, sì. Qua vedo rosa. Le Barbie. Dov'è altro rosa? Andiamo alla ricerca di rosa. Oggi super di fretta. Comunque, non so se siete scaramantici o no, ma io un po' sì. Oggi è venerdì 17 e giustamente prima sono andato a fare bancomat e mi hanno mangiato la carta, quindi adesso sto andando alla banca a riprendermela. Quindi, giusto per rimanere in tema di venerdì 17. E adesso, dicevo, super di fretta perché vado a casa, mi cambio. E oggi pomeriggio ho un appuntamento immobiliare, dobbiamo firmare la perizia, quindi un buon appuntamento con Alessandro. Quindi si corre, si corre.